Argegno, sponda comasca del lago di Como. Qui ad agosto le presenze aumentano del 300%, così come il traffico nautico con le imbarcazioni a noleggio. Turisti, spesso stranieri, che non conoscono i pericoli del lago. La mancanza di esperienza, non conoscere le enormi pratiche di navigazione, non tener conto di quel fenomeno che è l'idrocuzione, lo shock termico. Il lago è più pericoloso, prima cosa perché è acqua dolce, perciò non ti tiene a galla di meno. E poi se vai sotto, qua a Como, vai sotto subito almeno 2-3 metri fuori, sei già a 30 metri di profondità. I vigili del fuoco di Como, in alternanza con i volontari del 118, garantiscono un presidio qui a Menaggio e a Dongo, oltre che nel capoluogo. Sala operativa Como da gommone, presidio acquatico. In acqua un gommone e una moto d'acqua che garantisce rapidità e maneggevolezza. È molto importante il presidio, dovrebbe essere fatto tutto l'anno. A noi serve la velocità e l'immediatezza del salvamento, e dunque essere rapidi al momento giusto, nel posto giusto anche. I vigili del fuoco controllano spiagge e calette. Un intervento bello l'abbiamo fatto proprio qua davanti ad Argegno, un ragazzo che è uscito a nuotare, sono venuti dei crampi, ci ha proprio chiamato, nella fortuna che passavamo via, l'abbiamo recuperato, se no non riusciva proprio più a nuotare. L'abbiamo riportato a riva, ci ha ringraziato e noi lo facciamo per questo, per i grazie delle persone noi siamo felici.